Allora, voglio fare delle melanzane che mangio sempre a casa di mia madre, che è una cucina bella, fresca, quella di mia madre, Fiorella. Allora, melanzane, aglio, capperi, pomodorini. Io qui ho dei datterini, anche di ciliegino, di piccadilli, è la stessa cosa. Poi abbiamo qui la mentuccia. Poi olive denocciolate del mio amico Agostino e l'olio di ritiene del mio amico Agostino Sommariva. Adesso, che cosa facciamo? La prima cosa, le melanzane, le mette sotto sale, quindi le tagliamo lavate, le tagliamo così sottili, questo qui va bene, così. E che facciamo poi? Le mettiamo qui in uno scolapasta, in un colino, quello che sia, sale fino, poco, così, e facciamo perdere un po' di acqua e un po' di amaro alle melanzane. Mi raccomando, questa è la prima cosa. Dopo 10-20 minuti, questo è il risultato. Vedete, un po' smosciatelle, hanno perso un po'. Guardate l'acqua sotto, che hanno perso. Quindi siamo pronti, siamo quasi pronti. Ma adesso serve il condimento. Allora, pomodori. Io li farei più piccoli possibili, così ti escono bene. Mario, eccoci. Allora, questi qua sono i pomodorini, taglio così piccoli, che è meglio, così vanno meglio sulla superficie della melanzana. Mamma, che dice? È giusta sta grandezza, che oggi abbiamo pure mia madre qua. Vieni qua, va. Guida. Senti che musichetto ho messo. Perfetto, vai. Oh. Smettila. Perfetto, bravo. Vai, così. Bravo, sì, così. Senti, poi. Allora. Vado ancora? Ce ne vogliono ancora? Un pochino, sì. Belli, abbondanti, devono coprire tutte le melanzane. Le dispone sulle melanzane, un vai, pochino così. Di aglio. Motori fatti, no? Sì. Li metto qua dentro, così poi li prendiamo bene bene. Strizzi, come vuoi fare te. I capperi. Interi li lasciamo? Sì, lasciali. Allora, quindi, capperi salati. Sì. No, sott'aceto che fanno. No. Salati, sì, sott'aceto. Vado così, metto? Sì? Bravo. Sono sufficienti? Sì. Poi, l'aglio, guarda che aglio. Bello. Intero? No, ma ha dei piccoli pezzettini, insomma. Facciamo così, vogliamo punirli tutti quanti, A chi tocca non si ingrugna, mi dicono. Allora, poi chi se lo mangia, va bene per lui. Allora, vado. Sì. Guarda, sì. Io faccio così, eh? Bravo. Così? Sì, non ti preoccupare. Così? Sì. Così? Sì. Ecco. Ok. Mettili dentro alla ciotola. Piccolo, così bello, saporito, gustoso. Tanto è in vacanza, state in vacanza. Godetevela senza nessun problema, mangiatevi l'aglio. Vado, metto là dentro. Sì. Poi? Mentuccia. Qua entra in gioco lei. La signora mentuccia, mamma mia, che bontà. Tanto mi piace. Vado così, eh? Guardate che spettacolo. Belle spaghettate. Ah, poi la facciamo un giorno, dai. Facciamo una spaghettata che facciamo sempre a casa. Va bene? Sì. Ok. Sono qua, mi mazzolano. Vai. Vedete, mazzola. Sì, ah, no, le olive devi Aspetta. Vado, ecco qua. Poi, olive. Passa già st'oliva. Tu lo sai che usi quelle di Gaeta? Lo so! Ah, mi piacciono quelle di Gaeta! Ma senti queste coliva qua, speciale. Taggiasca, vera? Vado? Sì. Dimmi quante. Ah, basta, su. Sicura? Fa come ti pare. Poi, sale? No. No, Massi. Olio? Ci sono i capperi. Olio? No. Scusa. Fai come fai. Intanto ti procuro il cucchiaio per dopo. Guarda. Vai. Quindi teglia, carta forno. Disponiamo, sì. Come faccio? Così va bene? Bravo, sì. Sono bravo, ma la cavo, dai. Sì. Così? Sì, le attacco un pochettino, va bene? Sì, così, sì, poi è se uguale, così. Sì. Quando li tiri su. Dai. Vai. Forse in questi vuoti, guarda. Guarda questo come si infila. Guarda questo come si infila. Questo si infila. Mario. Che vuoi? Ma mettite le cose. Va bene, è tutto? No, ma se basta così. Basta così. Vai. Disponiamo. Allora, quindi adesso i pomodorini. Vai. I pomodorini con i capperi. Vai. Le olive. Che bontà. Vai, guarda che bontà. Profumo d'estate. Ma se c'è un pomodorino, Mario?
Senti un po', Mario, se ti piace. Ti piace? L'accetta, papà? Magna tutto, magna, magna giù. Vai. Ok. Ecco. Metti. E adesso, forno. Che temperatura? 180 va bene? L'olio, bisogna mettere l'olio. Metti, abbonda qua, che gli fa perché piacere. Agostino gli fa piacere quando metti l'olio. Vai, 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 vai. Che vuoi? Il pomodoro, vai. Mario, mannaggia le miserie. Ecco, basta, su. Allora. Mettiamo in forno. 180 gradi? Per quanto tempo? Oh, 20 minuti. È buona veramente, adesso... Bisogna lui. Allora, ecco. 20 minuti e 180 gradi. Sì. Vai. Ragazzi, ci vediamo fra 20 minuti. Speriamo che si mangia tutto Mario prima. Ok, vai. Non serve. Così. Mario, guarda. Oh, Dio. Mannaggia le miserie. Oh. Ma che è? Vieni, Mario. La mano sporca d'olio, Corello, guarda. Le mani sporche d'olio, te l'ho messa apposta l'olio, così che stai fermo. Balla, su, balla, dai, balla sul cubo. La mano sporca. Vediamo se sono pronti. A te, ma che dici? Io direi di sì. Ah, così. È bel colore, stupendo. Ragazzi, un profumo esagerato. Una metto qua e assaggiamo. Vediamo come sono venute. Ah, ma il profumo è buono. Il sapore non lo so. Allora, aspetta, scottano. Qua c'è troppo aglio, io devo prendere il treno, devo rientrare a casa, quindi non posso puzzare. Vabbè, però così fanno più posto. Buona. La bontà. Speciale. Semplice. Stagionale. È tanto, tanto buono. E quanto costa? Poco. Una cavolata. Un bacio. Buon ritorno a Retro. Ciao. Ciao a tutti. Ciao Mario. Non andate via. Ciao. Che bontà. Vai, Die, guarda. Vai con l'olio.